Questa centralità, come qui davanti a me, il cielo, il Cristo, ci ricorda questa centralità, diventa tutto un fatto organizzativo, economico, come è stato detto poc'anzi, filantropico, buono, sacro, ma puramente macchina organizzativa. Non è questa la missione. Rischiamo ancora una volta di rimanere nordici in tutto questo. E invece Cristo che vive in noi per il battesimo e l'iniziazione cristiana. Ed è Cristo che, come dice Paolo, completa in noi tutta la sua esistenza, compreso la sofferenza, come dice, ciò che manca al corpo. E dunque Cristo si espande in tutti noi e compie in noi ciò che noi non sapremo mai compiere con le nostre, con i nostri limiti, con la nostra intelligenza, con il nostro coraggio, con la nostra generosità. Coraggio, intelligenza e generosità sono tutti modi per aiutare la grazia, per aiutare la sua presenza, per disporci meglio e far sì che la sua azione sia più efficace in noi e nel mondo attorno a noi. Ma il centro dell'azione è Cristo in noi. Perché ci fa perdere solo tempo.
annebbia la nostra vista, ci illude che le nostre azioni, le nostre organizzazioni siano efficaci, e non è così. E non è così. Santo Spirito.